l'avrete visto sicuramente. Sì, l'abbiamo visto. Prosegue la nostra campagna di sensibilizzazione per quanto riguarda la truffa ai nostri anziani, prosegue nelle strade e nelle piazze dei nostri quartieri. Ricominciamo oggi con Pescaiola dopo la pausa del dicembre, del gennaio, ed è la prima tappa del 2022 a cui seguiranno le altre svariate nei vari quartieri. La campagna consiste nel sensibilizzare i nostri anziani affinché possano trovare una difesa contro coloro che li vogliono truffare, contro delle persone senza scrupolo e che potrebbero danneggiare cose e persone in modo particolare. Quindi è un altro passo che la nostra amministrazione vuole dare per quanto riguarda la sicurezza, e lo facciamo partendo dai pilastri della nostra storia, che sono i nostri anziani. Noi abbiamo iniziato in concomitanza con loro supporto a fare questo servizio nelle frazioni e comunque nelle ex circoscrizioni di Arezzo. Quindi c'è la collaborazione della Polizia Municipale attiva, che affianca gli uffici del Comune, l'assessorato, per fare questa tipologia di prevenzione per le truffe per gli anziani. E questa collaborazione è essenziale insieme a loro, perché altrimenti loro, fra virgolette, sono in qualche maniera in borghese, non in divisa. Il fatto che parlino con le persone, con la gente, con il nostro ausilio in divisa, dà anche più tranquillità nei confronti delle persone.